sono Davide Malizia, campione del mondo di zucchero artistico. Oggi vi presento la mia linea di stampi in silicone, studiata e ideata con Decogil, dedicata alle PS artistiche in pasticceria. L'arte non consiste nel creare cose nuove, bensì nel saperle rappresentare con novità. Buona visione! Indossare sottoguanti di cotone e guanti speciali per zucchero a protezione termica. Preparare lo zucchero isomalto in una caraffa di vetro Pyrex, i colori idrosolubili, un termometro e una paletta per mescolare. Per la cottura dell'isomalto utilizzare una pentola a doppio fondo e una piastra a induzione. Versare l'isomalto poco alla volta e scioglierlo a calore alto mescolando di continuo per evitare la formazione di grumi e caramellizzazioni centrali. Portare a una temperatura di 170 gradi centigradi. Per facilità di utilizzo, versare lo zucchero in una caraffa di vetro Pyrex. A parte, preparare i colori in polvere da sciogliere in un bicchiere con acqua calda, in un rapporto di 1 grammo di colore e 5 grammi d'acqua. Aggiungere il colore nell'isomalto sciolto e mescolare. Versare l'isomalto colorato sul tappetino di silicone Decosil. Far raffreddare lo zucchero, impastandolo con l'aiuto del tappetino di silicone e procedere alla lavorazione finale. Preparare lo stampo tablet Cigni della linea Malizia, adagiandolo su di una base di legno delle stesse dimensioni ricoperta di carta forno. Colare lo zucchero isomalto a una temperatura di 140 gradi centigradi nello stampo, alternando i colori trasparente e blu. Cercare di dare un effetto sfumato, giocando con i due colori e completare il riempimento dello stampo. Lasciare raffreddare lo zucchero fino a indurimento. Capovolgere lo stampo e tirarlo verso l'alto per permettere una facile estrazione dei pezzi. Passare la fiamma per lucidare tutti i pezzi estratti. Preparare a parte un soggetto in zucchero della linea Decosil Cerimonie e le Sfere e lucidare con la fiamma per eliminare le bolle d'aria. Infine, assemblare a piacimento i vari pezzi di zucchero ottenuti con lo stampo tablet Cigni, utilizzando la fiamma e il phon ad aria fredda per creare così sempre nuove sculture.